voglio precisare che sono 49 giorni che noi abbiamo inviato formalmente al Presidente una richiesta di intervento per un altro fatto a nostro avviso estremamente esecrabile, cioè quello di votare per altre persone assenti, e da 49 giorni noi non riceviamo alcuna risposta dall'Ufficio di Presidenza. Quindi attendiamo risposta immediata, grazie. Avete ridotto e contingentato i tempi di discussione all'1% di quello che sarebbe stato il tempo naturale. È chiaro che i diritti dell'opposizione sono preclusi da un simile comportamento, ed anche questo è un ulteriore profilo e vizio di legittimità nella procedura con cui viene approvata questa delibera, esattamente come lo fu nel caso Acea nella precedente consiliatura. Questo emendamento, come il precedente, riguarda l'ennesimo immobile in centro, via Giovanni Giolitti, che questa maggioranza, proprio come tentò di fare la precedente maggioranza che oggi fa finta di opporsi, la invito a concludere, grazie. Consiliatura fece una delibera identica, la 43-2012, oggi invece fanno finta di opporsi a questa. Il mio pensiero, nel senso, io capisco che è qualcosa di strano che qualche cittadino faccia dei video in assemblea. Signore Stefano, siamo in streaming, non è strano nulla, lo andiamo avanti. 2368, 4889. Io chiederò. Ma come si rappresenta lei in questo modo? Lei, guardi, che mandiamo a fanculo le persone. Ma lei è. Quanto è accaduto in aula, e visto quanto dichiarato poc'anzi dal consigliere Frongia, visto che qua ci sono consiglieri di maggioranza che insultano le persone tra il pubblico, chiediamo ai sensi dell'articolo 19 di convocare immediatamente un ufficio di presidenza dove si prenda visione delle foto che sono state scattate ed anche del video, e si prendano sanzioni. L'articolo 56,1 infatti prevede che entro il 31 dicembre il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario dell'anno successivo. Ora, ma qui siamo quasi 60 giorni dopo il 31 dicembre, quindi direi che il termine previsto dall'articolo 56 è ampiamente superato. Il che significa, mi corregga Presidente se mi sbaglio, che tutto sommato, se questa delibera dovesse andare in votazione lunedì o martedì, come è stato previsto dalla capigruppo di questa settimana, comunque non andremmo a violare una norma che abbiamo già violato. Ci troviamo di fatti di già in una situazione di non rispetto dei termini regolamentari, per cui l'eventuale votazione di questa delibera nelle giornate di lunedì o martedì della prossima settimana non può minimamente incidere sul mancato rispetto dei tempi che già oggi sussiste. Sono stato interrotto per ben due volte, nonostante avessi enunciato puntualmente quali erano gli articoli del regolamento a cui mi appellavo, e nonostante avessi enunciato anche degli argomenti a mio parere abbastanza gravi, perché se sono 90 giorni che siamo senza commissione scuola quando questa città sta affondando, e soprattutto se è stata convocata la seduta di assemblea capitolina in contemporanea con la seduta del consiglio della città metropolitana, sono due aspetti molto gravi. A, perché vanno tutelati gli interessi dei cittadini, e B, perché io devo rappresentare questi cittadini e non lo posso fare in maniera contemporanea qui. Grazie, è la città metropolitana. Stefano, quindi ha ripetuto, quindi la stessa cosa, non l'ho già ripetuta, già le ho detto, non le tolga la parola, perché sennò poi già prima volta, perché già lei prima ho detto, mi ha interrotto, riprenderemo, siccome ho gli stessi, grazie, diritti degli altri consiglieri. Anzi, ha detto che... però l'articolo, cioè, non è che si può fare richiamo al regolamento per parlare della capigruppo. Lei è un capogruppo, ne parleremo in conferenza, no, dei capigruppo. No, perché lei non sa quello, sì, che devo, non sa quello che devo dire, visto che nella precedente capigruppo, proprio in, sì, relazione a quanto, sì, detto Stefano, e sì, lei, visto che mi, dove ha detto, lei partecipa, mi ha detto che c'ero, esatto, infatti ci stavo, è stato fissato un consiglio per lunedì e martedì, lunedì in concomitanza con il consiglio della città metropolitana, sì, sì, non può dirlo a noi, in quanto la proposta, come lei ben sa, è venuta dal capogruppo del PD e da lei è stata pedissequamente recepita. Basta, sempre le stesse cose, non si possono ripetere. Legittimità di questa delibera, emendamenti peraltro finalizzati alla destinazione dei fondi. Quindi, che anziché fare nuova edilizia residenziale pubblica, come andrà a fare
il PD, quindi utilizzerà i soldi per fare nuove costruzioni, è bene che i cittadini lo sappiano, erano semplicemente degli emendamenti con cui destinavamo i soldi a riqualificare il patrimonio esistente e soprattutto a fare la manutenzione straordinaria che necessita la nostra città, a cominciare dalla manutenzione straordinaria scolastica, visto che le scuole dei nostri figli stanno cadendo a pezzi. Incredibilmente questi emendamenti sono stati dichiarati inammissibili, cosa che è bene che i cittadini sappiano, quindi che il PD, piuttosto che restaurare e manutenere le nostre scuole, il nostro patrimonio, preferisce fare. Nuova edilizia residenziale. Riguardo a questo emendamento specifico, abbiamo visto come già con una delibera di dicembre 2014, la 312, la Giunta abbia affittato un immobile di 1000 ed oltre metri quadri più 2400 scoperti, abbia affittato questo immobile, come è emerso anche da articoli di giornale, per circa, ed anche qualcosa in meno, 15.000 euro. Parliamo di 1200 euro al mese. Ora lo vende pure, ed abbiamo visto dagli elenchi non facenti parte della delibera che abbiamo ottenuto veramente con una battaglia di un anno, elenchi di determinazione dei prezzi non indicati in delibera, altra indeterminatezza dell'oggetto di questa delibera, che questo immobile sarebbe in via presuntiva stimato a meno di 900.000 euro, peraltro nella stima viene indicato un valore di metri quadri di 831, laddove invece nel contratto di affitto si indica che questo bene è di 1000 metri quadri più 2400 scoperti. La invito a concludere. Poi in questa delibera, negli elenchi di determinazione del prezzo, viene indicata una superficie di 831 metri quadri. Quindi neanche il Comune, abbiamo capito, sa bene, fin tanto che non farà un'anagrafe puntuale del patrimonio immobiliare, di quale patrimonio disponga. Ed è un patrimonio che affitta a 2 lire. Quindi il Comune dovrebbe fare una puntuale anagrafe e far rendere questo patrimonio immobiliare di case di pregio, molte delle quali in centro, per quello che vale, e non svendere il proprio patrimonio. Ebbene, l'immobile oggetto di questo emendamento ne è la prova. Questo è un immobile in via del Colosseo, civico 66, affittato a 2 lire, e che il Comune, come i tanti altri immobili, 700 immobili circa di questa delibera, tutti in centro, quasi tutti in centro, tutti affittati a 2 lire, e che il Comune va a svendersi anziché fare quello che dice l'OREF, cioè una puntuale anagrafe, e far rendere questi immobili per quello che dovrebbero rendere. E in un processo molto importante come quello relativo all'iter dell'88 invece, sarebbe stato estremamente importante seguire tutti gli atti dal 2013 a oggi relativi per esempio ai lavori dell'Aula, ma soprattutto a quelli della Commissione. Trasparenza che ci ha portato purtroppo con un enorme ritardo, un anno e mezzo per avere gli elenchi. Ebbene, noi siamo stupiti da questa richiesta che non era concordata in capigruppo dell'Extra Time e abbiamo anche qualche sospetto, perché proprio oggi abbiamo scoperto chi c'è in piazza Navona 68. Questo è un punto interessante, com'è che dal maxi emendamento è spuntato proprio questo appartamento? Questo è un elemento molto interessante. La trasparenza serve a questo, abbiamo bisogno di. Scusi, ma questo è il richiamo al regolamento? 85, articolo 85, primo comma e parte del secondo. Già l'ho letto due volte, capisco la. Può chiederlo a Maggio, sicuramente lo conosce, visto che non lo fa, visto che non ci manda periodicamente quella documentazione come prevista invece dell'85. Non lo so, guardi. Quindi, va bene, grazie, consigliere Frongia, grazie. Con stabilire con decisione inappellabile la inammissibilità di emendamenti. Ma quali sono i criteri a cui lei deve attenersi? Il fatto che gli emendamenti abbiano o meno portata modificativa, ovvero siano redatti in forma irregolare. Nell'ammettere o meno gli emendamenti lei deve tener conto esclusivamente di questi suoi due criteri. Ebbene, lei Presidente si è presa anche questa responsabilità ed anche questo è un vizio della delibera, in quanto ha dichiarato inammissibili tutti i nostri emendamenti dal 704 e seguenti, emendamenti che concernevano la destinazione dei fondi derivanti dalla vendita.
fondi che noi volevamo destinare alla riqualificazione del patrimonio per edilizia residenziale pubblica, alla manutenzione straordinaria. Quindi, Presidente, se lei mi ascolta, questi emendamenti avevano portata modificativa. Né è corretto dire che il maxi emendamento di commissione li incorporava, proprio in quanto avevano portata modificativa. Né si può dire che erano redatti in forma irregolare, dal momento che erano stati depositati e ritenuti ammissibili. Allora, articolo 78 del DUEL, articolo 78,1. Il comportamento degli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni deve essere improntato al principio di buona amministrazione. Ancora, articolo 78,2,4. Questo sarà interessante per l'approfondimento che faremo tra poco. Devono astenersi dal prendere parte alla discussione e votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o dei loro parenti o affini. Nel caso di violazione vi è l'annullamento del provvedimento. Allora, premesso ciò, vediamo alcuni dei punti critici di questa delibera. Sono alcune decine, ne estrapoliamo solamente 15, sarò brevissimo. Allora, innanzitutto non vi è una totale assenza del censimento del patrimonio. Vi è la presenza certa di centinaia di immobili fantasma segnalati dall'Agenzia del Territorio al Comune, ma che il Comune dal 2009 ignora, ma nonostante ciò si pensa a vendere. Vi è assenza di informazioni certe sugli occupanti, e a questo punto vale la pena spendere due parole su una questione dirimente. La ricomprensione tra i conduttori, anche di coloro i quali hanno un contratto di locazione scaduto e non rinnovato, e attenzione che nella delibera non specifichiamo bene il perché, costituisce una sostanziale sanatoria dell'abusivismo. Leggo da un parere legale. Cioè, questo deve essere un punto fondamentale. Noi abbiamo solamente una distinzione dicotomica in quel foglio striminzito che abbiamo avuto dopo un anno e mezzo di insistenza, cioè regolare e non regolare, è un misterioso regolarizzabile, ma in realtà le casistiche sono molte di più. Vi è inoltre un'assenza di trasparenza sullo stato degli immobili posti in vendita, tant'è che per molti di questi non vi sono informazioni, addirittura si ha solamente l'indirizzo, il civico, ma non si sa null'altro, anche e soprattutto in quelli inseriti nel maxi emendamento. Poi uno spunto che abbiamo già sollevato nel 2013, quindi lo abbiamo fatto anche nel 2014 e lo facciamo oggi: ma perché vendere? Perché alienare? Laddove potremmo parlare di cessione in diritto superficiario. Cessione in diritto superficiario. Vale a dire, noi non vendiamo le mura del comune, ma le diamo in cessione per tot anni, 10, 20, 50, 60. In altri comuni si fa così, anche in altri paesi si fa così. In questo caso non è il conte rovina che si vende, ma se ha delle esigenze particolari può fare un minimo di cassa, ma mantenendo comunque la proprietà. Poi, in un momento diverso della storia del comune, comunque potrà disporre delle mura. Ecco, già un'operazione del genere, in cui non perdiamo i pezzi, non ci perdiamo pezzi di pregio, potremmo certamente ragionare, quindi un'operazione sicuramente più lungimirante, per poi riconsegnare alle future generazioni non una perdita del patrimonio, ma ugualmente lo stesso patrimonio. Ma non si può cacciare nessuno, eppure ci siamo un po' informati, abbiamo visto il numero di sfratti, ma anche di sgomberi, gli ultimi nel quadrante Eur, Tormarancia e da quelle parti. Effettivamente sembra che a Roma proceda a pieno ritmo il processo degli sfratti, così come quello degli sgomberi. Quello che invece non accade a Roma, ma non in questi giorni e nemmeno in questi ultimi anni, ma negli ultimi decenni, è di mandare via da case al centro persone che non hanno titolo e contemporaneamente hanno anche un reddito elevato. Penso che questa sia un'eccezionalità, purtroppo, della quale non possiamo andare
fieri. Inoltre, parliamo anche del non residenziale. Come amministratori, citavo prima il TUEL, ma perché aiutiamo commercianti, albergatori, liberi professionisti? Non sono finiti 5 minuti, Presidente. 4 minuti e 37. Così danneggiamo anche gli altri. Manca l'informazione sulla TASI non pagata, non vi è una stima puntuale degli immobili. Questo forse è l'unico caso al mondo in cui andiamo a vendere mettendo la cifra, 308 milioni, e poi non c'è la stima puntuale. In più sono anche variati gli immobili, ma sempre 308 rimane. Non è chiaro il criterio di stima, non c'è il criterio di stima. La invito a concludere. Si sta vendendo in un momento di crisi e prezzi ai minimi storici. È un aiuto agli speculatori, perché i privati potranno vendere al quinto anno, quando i prezzi risaliranno, mentre le grandi aziende potranno comprare e rivendere dopo un'ora. Questo grazie alla delibera che andate ad approvare tra poco. Su questa delibera, infine, indaga la Procura della Repubblica, la Procura della Corte dei Conti, indagano anche gli assessori, ce l'ha detto lo stesso Cattoi e Sabella. Grazie consigliere Fronda, il suo tempo a disposizione.